diciamo perché, perché la fisica statistica è una delle metodologie diciamo più vincenti riguardo ai sistemi complessi, ne abbiamo già parlato allo scorso seminario, brevemente perché la meccanica statistica diciamo, offre modelli matematici molto potenti quando trattiamo sistemi composti da molte componenti, e del perché diciamo, il linguaggio è un sistema complesso, diciamo, soprattutto lo studio dell'origine del linguaggio, perché diciamo, sicuramente il linguaggio è un fenomeno che nasce dall'integrazione di molti agenti, ovvero in questo caso gli agenti che usufruiscono questo linguaggio, come ad esempio gli esseri umani, e è un fenomeno emergente perché appunto se noi ci interessiamo dell'origine del linguaggio, nessuno in realtà ha insegnato ai primi esseri umani questo linguaggio, diciamo questo il linguaggio è emerso inizialmente dall'integrazione dell'individuo in maniera spontanea e appunto emergente. E niente, lascio la parola al professor Loreto. Sì, niente. Io sono già contento del fatto che siete tutti convinti che la meccanica statistica possa dare un grande contributo alle scienze cognitive, perché così non vi devo convincere io. In realtà non sono neanche così convinto che sia l'arma finale. Comunque, innanzitutto grazie per l'invito, è proprio un piacere essere qui. E poi io Nicola lo conosco da un sacco di tempo, dal primo giorno che è venuto nell'ufficio, perché è il mio relatore interno per la sua tesina. E tra l'altro lui ha lavorato su parte delle cose che racconterò oggi. Ce l'ho ancora, qui sviluppò una delle prime applettine, diciamo già per la simulazione di uno dei modelli semplici che dimostrerò. Allora, innanzitutto mi scuso perché le slide sono in inglese, però innanzitutto cerco di spiegare che cosa intendo per dinamica del linguaggio, che ovviamente è un settore molto molto ampio, diciamo dal mio punto di vista sono tutti quanti processi ovviamente dinamici e che vanno diciamo dall'emergere, poi la successiva evoluzione, eventualmente morte, insomma, come succede a tutti quanti gli esseri viventi anche in biologia, dei linguaggi, dove per linguaggio intendo non soltanto le lingue come noi le intendiamo adesso, ma più in generale diciamo, i sistemi di comunicazione. Quindi sistemi di comunicazione può voler dire sistemi di comunicazione animale, e quindi in biologia, ma può voler dire anche sistemi di comunicazione in ambito tecnologico. E quindi cercherò poi di mostrare come nuove tecnologie stanno facendo emergere sistemi di comunicazione che magari ci possono essere utili per capire cose del nostro linguaggio. E quindi in realtà le domande che noi ci facciamo sono, cioè almeno le cose su cui mi concentrerò oggi, saranno soprattutto sull'emergere, cioè quindi come sono nate le strutture del linguaggio, e diciamo, e anche se probabilmente non sono nate in quest'ordine, il modo con cui noi abbiamo approcciato il problema è cercare di partire dalle cose più semplici, cioè come si nominano gli oggetti, come nascono strutture un po' più complicate, che sarebbero diciamo, i nomi comuni, ma vedrete diciamo, anche un po' più in generale, ad esempio i nomi dei colori, cioè quindi in generale come nascono strutture di categorie, e poi via via andare a cose più complicate, diciamo dietro le strutture sintattiche, qui c'è un po' di tutto, le cose di cui ci stiamo occupando adesso, ma di cui non parlerò oggi, sono come nascono strutture sia combinatorie, relativamente facile, ma soprattutto come nascono strutture composizionali, cioè il fatto di comporre simboli, ognuno dei quali ha un significato, per generare nuovi tipi di significato. Okay. Allora, i punti di vista qui possono essere tantissimi, il punto di vista che noi abbiamo preso è quello di, in qualche modo, di considerare il linguaggio diciamo come un sistema che evolve in continuazione e che si diciamo, auto-organizza, diciamo, qualunque cosa questo voglio dire. Comunque, un linguaggio come qualcosa di dinamico, qualcosa di non statico soprattutto, che viene continuamente modificato dalle interazioni degli individui che lo parlano, che lo usano. Okay? E quindi diciamo il fuoco principale sarà sulle scale di tempo culturali, cioè quelle in cui c'è un'interazione, se vogliamo, orizzontale fra pari, cioè fra persone che vivono nelle stesse epoche. Ovviamente un punto di vista, in questo caso veramente ortogonale, sarebbe quello di guardare al linguaggio soltanto dal punto di vista genetico, cioè della trasmissione verticale da padre a figlio, da docente a discente, okay? E che pure è importante, ci sono tantissimi gruppi in realtà che si occupano di questa parte, in particolare c'è un gruppo di Edimburgo che, diciamo, che ha fatto di questa, dello studio di questa parte
parte verticale un po' la sua bandiera con questi modelli di apprendimento iterato, quindi ci sono dei genitori che sviluppano una lingua e poi la passano ai figli, eccetera, eccetera. Ovviamente io non so dove sta la verità, cioè, diciamo, sicuramente lo sviluppo, diciamo, evolutivo è importante, perché poi le lingue, diciamo, vanno avanti per una scala di tempo molto più lunga della vita degli esseri umani. Il problema è capire dove sta il giusto compromesso. Diciamo, io mi concentrerò più su questa parte qui, considerando che per questa parte si può e si dovrebbe in realtà impiegare. Allora, facciamo un po' di esempi, perché il problema fondamentale è che quando uno parla di queste cose parla di oggetti che noi vediamo adesso e, come tutte le scienze storiche, non sappiamo moltissimo, cioè, di come sono arrivati nello stadio attuale. E ci sono rarissimi casi in cui uno riesce a monitorare le cose. Immagino che questa cosa sia nota quasi a tutti. Comunque, il sistema la lingua dei segni in Nicaragua è un esempio abbastanza interessante, perché è qualcosa di molto recente, è nata praticamente dal finire degli anni 70, cioè, l'idea era che in Nicaragua fino alla fine degli anni 70 non c'erano istituti per bambini sordomuti, e tutti i bambini sordomuti erano nelle loro case, quindi in un ambiente domestico molto limitato, e avevano sviluppato il linguaggio dei segni, che però, diciamo, era comprensibile soltanto dai genitori o comunque solo dal clan familiare. Poi verso la fine degli anni 70, insieme al 79-80, aprirono a Managua il primo istituto e in qualche modo misero insieme tutti questi bambini, ognuno dei quali aveva un linguaggio dei segni proprio. Quindi all'inizio c'era una sorta di babele, e nel giro di pochi anni si è sviluppato quello che poi è diventato il sistema dei segni nicaraguense. Studiosi di Harvard si sono fiondati, diciamo, in Nicaragua per sfruttare la miniera, e credo che a tutt'oggi i dati non siano disponibili. I dati sono sotto forma di immagini, video, eccetera, eccetera. La cosa però interessante che si legge dagli articoli è che se il primo livello di linguaggio era molto molto semplice, e in cui, diciamo, si nominavano oggetti, già nella seconda generazione il linguaggio si è evoluto, quindi qualche struttura sintattica ha cominciato ad emergere, eccetera, eccetera. Diciamo, è un esempio difficilmente studiabile, perché, diciamo, appunto, i dati non sono facilmente accessibili, soprattutto perché poi l'interpretazione dell'emergere di questa lingua è stata molto nella linea delle grammatiche universali di Chomsky. Quindi l'idea che esiste qualcosa di innato e che in qualche modo l'apprendimento e l'esposizione al linguaggio serve soltanto per aggiustare qualche parametrino in questo fantomatico organo di acquisizione del linguaggio, che a distanza di 50 anni ancora non si sa cosa sia, viene cercato in qualche modo. Comunque, questo è un esempio molto interessante. Ovviamente non sono tantissimi gli esempi, quindi uno deve andarli un po' a cercare in altri lati. L'altra cosa importante da dire è che, questo è più un gioco, però, che noi immaginiamo che il linguaggio sia qualcosa che ci permette di comunicare e di capirci, il fatto di non capirsi è una cosa probabilmente tanto diffusa quanto la comprensione, okay? E non soltanto perché parliamo male e non ascoltiamo, ma perché, diciamo, abbiamo delle categorie che ci permettono di filtrare quello che ascoltiamo diverso. Cioè, questa è una famosa pubblicità di una banca svizzera, di cui non vi dico il nome. In tutti gli aeroporti, quando passavate, c'erano queste immagini tappezzate. Le riproduco con loro permesso, ovviamente. Però, diciamo, l'idea è un po' questa, uno potrebbe farlo con varie cose. Quindi uno deve tenere presente che il consenso non è sempre lì, e probabilmente questo potrebbe essere il germe, diciamo, per le modifiche, diciamo, a livello linguistico, diciamo, quelle che poi sono gli accidenti in biologia con le mutazioni, qui potrebbero essere il fatto che non ci si capisce, quindi bisogna riallineare, diciamo, le proprie categorie per riuscire comunque a capirsi. Allora, una cosa molto interessante da questo punto di vista, perché uno deve trovare un approccio per poter studiare questi problemi. Stiamo parlando di una scienza che all'origine è storica, allora o uno dice è possibile ricondurre l'evoluzione del linguaggio e quindi la finiamo qui, oppure uno prova a fare qualcosa. Allora, questi sono esperimenti robotici, di cui immagino avete pure sentito parlare da Domenico nella prima lezione, in cui essenzialmente si cerca di, si ha una popolazione di individui robotici. Allora, questa è l'ultima generazione, diciamo, con gli umanoidi della Sony, però, diciamo, in origine, diciamo, i robot erano semplicemente dei computer con delle telecamere, dei sensori, ovviamente delle reti neurali dietro, e questi computer
diciamo, questi robot erano una popolazione di N individui, di volta in volta venivano presi a coppie e eseguivano una conversazione. La conversazione era fatta in genere davanti a una lavagna, c'erano varie forme, e l'idea era di indicare questi oggetti, un po' come quando a tavola si dice passami il sale, che se io non so cos'è il sale, devo cercare di indovinare qual è l'oggetto tra i vari che trovo sulla tavola. Okay? E quindi c'erano tutta una serie di operazioni, dovete immaginare che dal punto di vista robotico la cosa non è per niente facile, perché noi qui diciamo, immediatamente vediamo un quadrato rosso, un triangolo, eccetera, eccetera, ma il robot diciamo, deve innanzitutto vedere, riconoscere che ci sono questi oggetti, quindi diciamo, poi categorizzarli, associare un nome, e che associare un nome vuol dire già categorizzare, perché ad esempio posso dividere gli oggetti per forma, che però sono già delle categorie, oppure posso dividerli per posizione, posso dividerli per colore, ma ovviamente il robot può scegliere più o meno quello che vuole. L'importante è che poi ci sia un feedback da parte dell'altro. No, adesso non vado nei dettagli di questo, anche perché poi dei giochi linguistici ne parlo tra un po', però l'idea era di eseguire giochi linguistici, adesso dirò meglio cosa vuol dire gioco linguistico, di complessità crescente. Okay? E questo è un settore. Poi c'è un altro settore, che è quello che si chiamano simulazioni sul campo, che sembra un po' un controsenso. Nel senso che esisteva in linguistica, diciamo, storicamente i lavori sul campo, cioè i linguisti che andavano nelle varie zone, nelle varie popolazioni e facevano misure ed esperimenti. Okay? Poi esistono le simulazioni al calcolatore, e queste invece sono field simulation, sono una cosa a metà in cui si fanno delle simulazioni, cioè si sfruttano le nuove tecnologie, si sfrutta il calcolatore, poi le darò meglio alla fine, però facendo interagire degli esseri umani, okay? Che è un po' la nuova tendenza diciamo, per sfruttare la rete per questo. Qui ho portato semplicemente due esempi, questo era sul NASA qualche anno fa, in tutti e due i casi c'è una popolazione di individui che interagisce a coppie e cerca di sviluppare un linguaggio condiviso per identificare degli oggetti. Ci si chiede sotto quali condizioni nascono ad esempio combinazioni di simboli, okay? Cioè il numero di oggetti da nominare ad esempio è grande, in genere succede che non si cerca di proliferare il numero di simboli, si cerca di minimizzare il numero di simboli e poi combinarli in maniera opportuna per identificare. Però ovviamente questo non si fa a livello del singolo individuo, poi deve essere fatto in maniera coordinata a livello della popolazione, altrimenti ovviamente non ci si riesce. Okay? Allora, quindi il punto di vista che io prenderò è questo dei giochi di linguaggio, e la definizione viene da Wittgenstein. No, per Wittgenstein il gioco di linguaggio era una qualunque forma, anche di qualunque complessità, di interazione linguistica. Lui qui citava esplicitamente l'interazione tra due muratori, uno che doveva passare dei pezzi da una costruzione all'altro, ovviamente il primo nominava tutti quanti i pezzi, tipo block, pillar, flat, beam, e l'altro però doveva sapere cosa erano questi pezzi per dargli i pezzi giusti, perché altrimenti il lavoro non sarebbe andato. Quindi l'idea quindi del gioco linguistico è quindi è un atto di comunicazione, okay, che ha uno scopo, che è ad esempio nominare oggetti, nominare categorie o creare strutture sintattiche. Quindi adesso quello che vi farò vedere, almeno nella prima parte, c'è una serie di modellini al calcolatore che abbiamo in qualche modo strutturato per rispondere a queste domande. Ad esempio, la prima domanda potrebbe essere: come fa una popolazione di individui a nominare un oggetto? Okay. Ma ci sono un po' di domande che uno si può fare. Allora, quali sono le richieste minime in una popolazione, diciamo, perché emerga un linguaggio condiviso o un nome condiviso? Okay. Questa è una cosa importante. Qual è lo stato asintotico? C'è uno stato assorbente in cui non si muove più niente, uno stato stazionario in cui le proprietà sono statisticamente le stesse, però il sistema cambia in continuazione, oppure è un sistema che cambia molto lentamente, per cui noi non ci accorgiamo che cambia, in realtà però sta cambiando un po'. Okay? Diciamo, la domanda non è pellegrina, perché diciamo, ognuno di noi ha l'impressione che il linguaggio cambi, però poi quando da bambini ci insegnano i colori ci dicono che questo è rosso, questo è blu, quello è giallo, e non abbiamo mai visto cambiare queste regole, almeno nella scala di tempo su cui noi utilizziamo il linguaggio. Quindi poi vi farò vedere un esempio in cui almeno diciamo, in una delle nostre modellizzazioni viene fuori che in realtà la dinamica è più simile a una dinamica molto molto lenta, quella diciamo, per i tecnici dei sistemi vetrosi, dei sistemi che invecchiano, poi vediamo un altro. E poi uno si può fare tante domande, diciamo, le domande principali sono: ma quanto è importante il ruolo della dimensione della popolazione? Ok?
Perché ovviamente capirsi in due è relativamente facile, capirsi in 100.000 cose un po' meno, cioè quindi come scalano, scusate il gioco di parole, le scale di tempo per raggiungere la convergenza. E poi forse una cosa importante è il ruolo della topologia di interazione, in questo caso sarebbe la rete sociale, cioè chi comunica con chi, perché normalmente noi non comunichiamo con tutti gli altri individui che parlano la nostra rete, abbiamo la nostra piccola sottorete sociale che ha certe caratteristiche. Okay? E quindi la cosa interessante delle simulazioni del calcolatore è che ognuno di questi elementi può essere, se volete, isolato e analizzato separatamente, uno diciamo chiedersi tutta una serie di cose. Questo lo mostro sempre perché è abbastanza interessante. Immagino che lo conosciate tutti, è un video dei Monty Python. Perché diciamo, qui ovviamente spam è la carne in scatola che nell'immediato dopoguerra era l'unica cosa disponibile come cibo. Okay. Però diciamo, soprattutto i più giovani non sono sicuro, diciamo, se non facessero la domanda di cos'è spam, saprebbero dire che è quello, no? Perché spam in generale per noi è questo qui. Okay. E diciamo in Italia, in Europa, dappertutto, per un po' di anni, cioè quando è cominciata la posta elettronica, c'erano parecchi nomi in competizione per questo tipo di posta indesiderata. Okay? Poi alla fine ognuno di noi adesso pensa che spam sia questo oggetto qui. Ma questa è una vecchia cosa, in realtà io questo l'ho ricevuto nel 2002, diciamo, era una mail datata dal 2001. Adesso sembra quasi normale, però effettivamente non è. Allora, quindi una domanda che uno si può fare è com'è possibile che per un oggetto così, che non esisteva prima, per cui cioè, abbiamo dovuto nominarlo in corso d'opera, ci si è tutti accordati su tempi relativamente brevi il fatto di nominarlo spam. E diciamo ormai l'ambiguità quasi non c'è, talmente che la carne in scatola è quasi dimenticata, diciamo, possibile poterlo. Ok? Allora vediamo un attimo, vi presento questo primo modellino, è molto molto semplice, il gioco del naming. Okay? La struttura di questi giochini sarà più o meno la stessa, cioè abbiamo una popolazione di n individui. Okay? Però ogni individuo è caratterizzato da un inventory, quindi c'è una lista di associazioni fra nome e oggetto. Okay? Ora, piccola parentesi, diciamo, faccio ammenda perché diciamo, un semiotico vero mi picchierebbe, nel senso che ovviamente non c'è il nome e non c'è l'oggetto, esisterebbe l'oggetto fisico, l'immagine che io ho dell'oggetto e poi il nome. Okay? Però diciamo sto fondendo in questo momento l'oggetto e la mia rappresentazione dell'oggetto per semplicità. Okay? Comunque l'idea è che ho una serie di associazioni nome-oggetto, vuol dire che per lo stesso oggetto io posso avere vari nomi in competizione, okay, che posso considerare per un po' di tempo sinonimi, salvo poi sceglierne uno più avanti nell'evoluzione. Cioè, gli agenti vogliono costruire un lessico condiviso, questo lo scrivo sempre perché il problema è che in teoria dei giochi, quindi in economia, in genere ci sono due tipi di giocatori, che sono quelli che cobrano e i defeaters, cioè quelli che barano in qualche modo. Okay? Quindi qui per ora non li ho inseriti quelli che barano, abbiamo l'idea che tutti siano in buona fede e che vogliono costruire un lessico condiviso. Allora abbiamo un singolo oggetto per semplicità per ora, quindi sto scartando l'omonimia, però la cosa importante è che esiste una negoziazione peer-to-peer, che vuol dire che ho delle interazioni orizzontali ad ogni istante. Prendo due individui, uno parlerà e l'altro ascolterà. Okay? La dinamica è di questo tipo. Allora facciamo un esempio specifico. Questo è lo speaker e questo è il leader. Per lo stesso oggetto ad un certo tempo lo speaker ha questa lista di parole e il leader ha questa lista di parole. Okay?
lo speaker decide di parlare subito con una accanto alle sue parole, alza l'audio, che l'Iran non ha. E la comunicazione a questo punto è un insuccesso. Okay? Però non è un insuccesso inutile. È utile perché a questo punto lo speaker, con una comunicazione che è non verbale, intanto, dirà all'Iran: io con alza l'audio intendevo quell'oggetto. Allora l'Iran impara che esiste almeno un individuo nella popolazione che usa la parola Azzallad per indicare quell'oggetto. Okay? Non è sicuro che quella sia la parola vincente, però intanto la mette nella lista delle possibili parole. Quindi questo è il modo con cui le liste possono crescere. Okay? Poi in realtà esiste il successo, perché se l'Ara è la parola scelta e l'Iran l'ha, okay, allora l'Iran si fida dello speaker, okay, e cancellano tutti e due, sia speaker che Iran, le parole concorrenti. Ma notate, la cosa cruciale è il fatto che questa forma di fiducia è una fiducia locale. Cioè io mi fido di Domenico in questa comunicazione, però può darsi che Domenico sia l'unica persona nella popolazione che usa la parola aula. Okay. Però non è un problema, perché io nell'interazione successiva magari incontro un'altra persona che mi dice alza l'altro, io l'aggiungerò, eccetera, eccetera. Okay. Quindi vedete che la scelta di accettare una parola è locale e non potrebbe essere altrimenti, perché noi non abbiamo un controllo globale su tutta la popolazione. Di volta in volta parliamo con qualcuno. Okay. Allora, che succede dinamicamente? Questo è il tempo, okay. Questo è il numero di parole totali nel sistema, di tutti gli inventori, di tutti gli individui. Questo è il numero di parole diverse e questo è il rate di successo. Allora, ci sono vari regimi. C'è un regime iniziale in cui di fatto ci sono giochi scorrelati tra gli individui, okay. Prendo una coppia, prendo un'altra coppia, eccetera, eccetera, e le stesse coppie non hanno mai giocato più. Qui ovviamente i giochi sono tutti un insuccesso, cioè il rate di successo è zero, e aumenta il numero di parole. Poi si aggiunge una fase di correlazione in cui gli stessi giocatori cominciano a rigiocare dopo un po', okay? E quindi ovviamente il numero di parole non crescerà più di tanto, anzi arriva ad un plateau, anche il numero di parole diverse arriva ad un plateau, e vedete il rate di successo è ancora molto basso, però comincia a crescere. E poi c'è una fase finale in cui il numero di parole totali nel sistema è pari al numero di giocatori, il numero di parole diverse è 1, okay, e il rate di successo è 1. E quindi tutti i giocatori hanno una sola parola, okay, e ogni volta che parlano si capiscono. Quale sia la parola scelta non lo sappiamo. E di tutte le parole che erano presenti qui dentro, anche prima, qui, noi non sappiamo quale è avvenuto. Sappiamo soltanto che statisticamente se una parola è stata inventata prima, ha più grande probabilità di vincere. Okay? Però potrebbe aver vinto anche una parola inventata un po' più avanti. Però sappiamo che siamo arrivati a un sistema di comunicazione che è efficiente, perché c'è un oggetto, c'è una sola parola e quella parola è condivisa. Okay? Allora uno si può chiedere come cambiano le cose con la taglia della popolazione. Okay? E allora qui ad esempio avete, vi faccio vedere, ad esempio ci possiamo chiedere come va con la taglia della popolazione il tempo del massimo, il numero di parole al massimo e il tempo su cui arriviamo a convergenza. Okay? Allora qui questo si può calcolare analiticamente e in tutti e tre i casi lo scaling è n alla 3 mezzi. Okay? Questo è per una rete di interazione in cui tutti parlano con tutti, quindi è la cosa più semplice che possa immaginare. Ora la cosa interessante da notare è questo, perché questo è il numero massimo di parole che girano negli inventori, che è n alla 3 mezzi. Okay? Questo se lo dividiamo per il numero di giocatori vuol dire che in media ogni giocatore deve tenere in memoria un numero di parole che è radice di n. N alla 3 mezzi diviso n per il giocatore. Okay. Allora, radice di n sì, può essere un numero piccolo, però se la popolazione è molto molto grande, questo numero può essere grande. Comunque in generale questo numero dipende dalla taglia della popolazione. Okay. Questo vuol dire che le richieste cognitive, se volete, per gli individui dal punto di vista della memoria, per le cose che devono tenere in memoria, sono alte. Okay. E questa è una conseguenza diretta del fatto che la rete è tutti connessi con tutti. Allora vediamo che succede cambiando la topologia della rete. Quindi vuol dire questo, ogni agente è un puntino in questa rete e ogni linea qui vuol dire che ci può essere una possibile connessione. Okay. Allora uno può giocare con vari, adesso non la faccio lunghissima, può giocare con vari tipi di reti. Okay. Ad esempio uno può giocare con una rete unidimensionale, cioè tutti gli agenti si trovano su una linea, ognuno parla con il suo primo vicino a sinistra o a destra. Okay. In questo caso vedete quello che succede è che questo è lo spazio e questo è il tempo, colori diversi corrispondono a convenzioni diverse che sono date. Okay?
Vedi che all'inizio nascono tantissime conversioni perché, convenzioni, perché io localmente in un tempo molto molto breve mi accordo con i miei primi vicini. Poi il problema però è che la mia convenzione la devo propagare a distanze molto grandi. E questo processo di propagazione è noto in fisica come processo di crescita di domini, cioè sono questi domini che devono crescere e spazzare un po' gli altri, dominare. Il processo è molto molto lungo. In questo caso il tempo di convergenza, ad esempio, in una dimensione è n al cubo, prima era n. Però la cosa interessante qui è che il numero massimo di parole al picco è lineare in n. Quindi se lo divido per n, che è il numero di giocatori, vuol dire che ogni giocatore qui deve tenere in memoria un numero finito di parole. Okay? Quindi vedete, se tutti interagiscono con tutti, vado abbastanza veloce, però le richieste cognitive sono alte. Se ho un'interazione con poche persone, le richieste cognitive sono basse, però il tempo si allunga. Quindi forse posso trovare un compromesso. Compromesso ad esempio lo possiamo trovare se prendiamo delle reti che vengono chiamate piccolo mondo. Allora, il modo più facile per costruirlo è questo: si parte da una struttura molto regolare che è unidimensionale, in cui io sono collegato con i miei quattro primi vicini, essenzialmente, quindi insomma, possiamo cambiare queste cose. E poi con una certa probabilità posso prendere uno dei link e spostarlo da un'altra parte a caso. Okay? Quindi l'idea è che la struttura è moralmente unidimensionale e poi ci sono dei cortocircuiti che mi portano molto lontano. Allora, questa cosa qui combina le proprietà della struttura, diciamo, in cui tutti sono connessi con tutti, quindi con la velocità, col fatto che però ho pochi primi vicini. Okay? E quindi succede che la memoria è finita e i tempi di convergenza sono rapidi. Okay? Quindi vedete che la modellina è molto semplice, però ognuno di questi elementini poi può essere guardato in dettaglio e uno può fare poi delle predizioni. Quindi questo era un po' il riassunto delle cose. Ovviamente uno può considerare grafi un po' più complicati, adesso diciamo sono molto diffusi anche per via del web e di internet i grafi cosiddetti senza scala, okay? Quelli in cui esiste una distribuzione molto larga per il numero di connessioni dei nodi, quindi diciamo, ci sono nodi con tantissime connessioni ma sono molto molto pochi, sarebbero quelli che nella rete degli aeroporti sono gli hub, cioè gli aeroporti in cui bisogna passare per forza per andare a una località piccola. E poi esistono invece tantissimi nodi con un K, quindi con un grado, con un numero di connessioni. Okay? E quindi uno può andare a studiare in funzione del tipo di grafo che succede alla dinamica. Qui non succede quasi niente di particolare, nel senso che si raggiunge sempre lo stato asintotico con una parola. L'unica cosa che cambia è il tempo che ci vuole, okay? E le richieste cognitive, cioè in qualche modo la memoria massima richiesta agli uomini. Okay? Va bene, quindi vado un po' veloce. La domanda da porsi è: raggiungiamo sempre il consenso? In quello che tu hai detto sì. Okay. In realtà non sempre. Adesso proviamo a fare questa modifica molto semplice. Vi ho detto prima che lo speaker dice aula e il leader si fida e cancella tutte le parole. Okay. Supponiamo che facciamo questo soltanto in una frazione dei casi, cioè con una probabilità beta. Okay. Che succede in funzione di beta? Succede questo. Questo è beta adesso e questo è il tempo di convergenza. Allora vedete che per beta più piccolo di un certo valore, che nel caso di tutti connessi con tutti è esattamente un terzo, il tempo di convergenza è finito. Che vuol dire che, vabbè, diminuisco beta, il tempo di convergenza aumenta un po', però arrivo a convergenza comunque. Sotto un terzo non ce la faccio più perché qui il tempo di convergenza sta divergendo. Okay? Ma il fatto che diverge il tempo di convergenza sta segnalando che non arrivo più a convergenza. Che vuol dire che qui, in questa zona qui, io ho almeno due parole che possono sopravvivere. E la cosa interessante è che sopravvivono non in maniera statica. Se guardassi dall'alto un sistema bidimensionale, okay, e avessi due parole, vedrei una serie di bolle, ad esempio rosse e blu, che cambiano in continuazione. Statisticamente il numero rimane costante, okay? Però ogni individuo può cambiare la propria convenzione in funzione del tempo. Vabbè, niente, per questo qui è la matematica della salto. È un po' più complicato di così, nel senso che quando diminuisco beta, in realtà ho una serie di transizioni di fase, okay, che passo da sopravvivenza di una parola, due, tre, quattro. Quindi in teoria in funzione di beta, quindi un parametrino molto semplice che in qualche modo mi sta dicendo quanto mi fido localmente dell'altro, okay, io posso avere delle situazioni anche molto molto disordinate. Okay? Adesso facciamo un passo avanti, perché adesso sui nomi diciamo, le cose erano relativamente semplici e soprattutto era un po' una palestra, nel senso che ci ha permesso di studiare tutta una serie di cose, però senza la vera possibilità di confrontare i risultati con dati sperimentali, perché
i dati sull'emergenza di nomi sono veramente pochi e sporadici. Okay? Allora, vediamo invece come emergono le categorie. Allora, la prima domanda è cosa sono le categorie. Comunque adesso diciamo, io faccio una cosa molto semplice. L'idea della categoria linguistica per me è qualcosa che ci permetta di identificare un oggetto senza dare troppi dettagli. Okay? Sarebbe un po' come fare compressione dati, cioè non trasferisco tutta l'informazione, trasferisco soltanto un po', ma quella che è necessaria per capirsi. Okay? Ovviamente però non ne posso tagliare troppo di informazioni, altrimenti poi comincio a confondermi. Okay? Quindi il problema è che le categorie sì, non devono essere né troppo grandi né troppo piccole. Come si arriva però a questo? Okay? Allora, gli esempi sono tanti. Quello che noi abbiamo preso in considerazione, di cui vi parlo adesso, è quello dei colori, che è particolarmente interessante perché i colori rappresentano un insieme continuo. Okay? Vabbè, i colori normalmente sono rappresentati da 3 numeri, come vi farò vedere fra un po'. Ma sono 3 numeri reali, quindi vuol dire che noi abbiamo un'infinità vera di colori possibili. Okay? Il numero di nomi di colori che noi utilizziamo, volendo andare larghi, è dell'ordine di 10-15. Quelli che conosciamo, se qualcuno ce li dice, probabilmente arriva a 30-40, però sicuramente non è infinito. Okay? Quindi una delle domande è come si fa a passare da uno spazio percettivo che è virtualmente, anzi praticamente infinito, ha un numero di categorie linguistiche, quindi di nomi associati ad esso, che è dell'ordine di poche decine. Okay? Allora, quindi il nostro modellino è un'estensione di quello precedente, del naming, in cui però adesso l'oggetto da nominare non è un singolo oggetto, ma è una linea 0,1, che sarebbe in qualche modo la nostra linea di percezione. Okay? Se possiamo immaginare i colori, possiamo immaginare qualunque grandezza che varia in maniera continua. Okay. Allora, quindi il gioco è più o meno lo stesso, salvo che adesso il numero di possibili oggetti da nominare è infinito. Okay. E arrivare a una categorizzazione vuol dire effettuare in maniera coordinata a tutti gli individui una partizione di questo intervallo e associare ad ogni elemento della partizione lo stesso nome. Partizione vuol dire questo è l'intervallo per il rosso e questo lo chiamo rosso. Okay. Vuol dire che nella conversazione va in più. Adesso non vado troppo nei dettagli, però l'idea di questo è che c'è sempre uno speaker e un hearer, okay? E il gioco funziona così. Lo speaker e l'hearer hanno 2 oggetti davanti, possono essere anche più di 2. Okay? 2 oggetti sono 2, se volete, numeri reali estratti a caso qui sopra. Okay? Quindi è come avere 2 oggetti davanti di questo colore e io ad esempio voglio parlare di quello a sinistra. Okay? Allora, per parlare di questo oggetto in qualche modo devo avere un nome per questo oggetto, e per avere un nome vuol dire che devo averlo categorizzato, ossia anche sinistra e destra. Ma vedete, per lo speaker, questo stadio, A e B non erano categorizzati, nel senso che appartenevano allo stesso intervallino di dentro. Allora, per poterlo categorizzare bisogna fare una divisione, okay? E poi se prima c'erano questi 2 nomi per questa categoria percettiva, olive e green, lui aggiunge altri 2 nomi che sono brown e blu, per distinguere le 2 categorie di oggetti. A questo punto usa la parola brown perché vuole parlare di A e sceglie a caso brown, e vedete che brown non ce l'ha l'hearer perché c'ha soltanto green e yellow, e quindi c'è un fallimento, e quello che succede è che l'hearer aggiunge brown alla sua lista. Okay? È un po' più complicato di prima, però la struttura è sempre la stessa, c'è un meccanismo per accumulare parole e un meccanismo poi per tagliarle. Ad esempio qui in questo caso avete A e B, A è già categorizzato, okay? Qui si sceglie la parola green, green è già nell'inventory del dealer, okay? Quindi si capiscono, e per questa categoria qui vengono eliminati yellow, che non sta più qui, e olive, quindi rimangono green. Questo dovete immaginare poi per tantissimi individui in continuazione. Okay? Qual è l'unico parametro importante? Che questo era importante per fare confronti con dati sperimentali. Allora, è un parametro che abbiamo chiamato dmin, che è di fatto il potere risolutivo del nostro occhio. Cioè l'idea è, io presento 2 oggetti, A e B. Il problema è che se li presento a distanza troppo piccola, potrei non discriminarli. Se mi fate vedere 2 colori molto vicini fra loro, io vi dico che sono lo stesso. Esiste un potere risolutivo dell'occhio. Quindi l'idea è che i 2 oggetti non vengono mai presentati a distanza più piccola di un tot. Okay? Questo è l'unico parametro che poi ci permetterà di collegarci con parametri fisiologici. Okay?
Allora, questo è un po' un esempio di quello che succede in una popolazione di 50 individui con due min diversi. Okay? Allora, le barriere grandi, queste barriere qui sono le barriere, questa linea qui rappresenta tutti e 50 gli individui. Okay? Cioè, questa barriera sarebbe la posizione media della barriera in tutta la popolazione. Okay? E il numerello che vedete qui sarebbe la parola associata a questa categoria linguistica che sta lì. Quindi in realtà quello che succede è che adesso questi sono 5 individui estratti dai tanti, quello che succede è che nascono tante, vedete, ci sono tante divisioni piccole qui che corrispondono a quelle che chiamiamo categorie percettive, cioè quando devo discriminare l'oggetto A dall'oggetto B faccio una divisione, okay? E queste sarebbero le divisioni piccole. Le divisioni grandi invece corrispondono alle categorie linguistiche, perché che vedete che fra una barra grande, un'altra barra grande che sarà qui, ci sono tante categorie percettive, ognuna delle quali ha lo stesso nome, che è quello che io chiamo categoria linguistica, nel senso che se mi fate vedere un esempio di rosso e poi lo cambiate un po', io vi dico ancora rosso per un po', ci sarà tutto l'intervallo in cui vi dirò rosso. Trascuriamo gli effetti di memoria per farlo in una direzione di rosso. Ok? Allora, la dinamica con cui si raggiunge il consenso di fatto è una dinamica di barriere, perché vedete, quello che può succedere è che fra lo speaker e l'ira c'è un piccolo mismatch in dove si trova la posizione della barriera. Ed è giusto, perché se voi giocate all'interfaccia fra due colori, non è detto che vi capiate. Se vi dico prendimi il vermiglio, vi faccio vedere un oggetto, due colori molto molto simili al vermiglio, non è detto che ci capiamo completamente. Ok? E il mismatch fra queste due cose è la cosa che permette alla dinamica di andare avanti in continuazione. Okay? Quindi ci possono essere questi salti di barriere tra due individui che poi si riflettono a livello della popolazione. Okay? Allora, vado rapido, dal punto di vista del tempo. Il range di successo in funzione del tempo, vedete, sale e va verso valori molto alti. La sinonimia sarebbe il numero di parole medio per individuo. Okay? Vedete come nel naming game cresce e poi arriva a 2. Quindi per ogni categoria linguistica ci sarà sempre una parola per ogni individuo. Però è cresciuta anche l'omonimia, ed è giusto, perché ci sono diverse categorie percettive che hanno lo stesso nome, perché altrimenti non riusciremo a categorizzare. Okay? E qui vabbè, una misura tecnica, una misura di allineamento, cioè quanto sono allineate le categorie linguistiche tra i vari individui. Vedete che l'allineamento è anche abbastanza alto. Okay? Però uno si può chiedere, bene, ma in ambienti diversi potrei avere categorie linguistiche diverse? Allora, che vuol dire ambienti diversi? Vuol dire che gli stimoli visuali che mi arrivano sono diversi. Allora, io posso fare una cosa in cui gli stimoli che do sono scelti a caso su questa linea, okay? E queste sono le categorie che ottengo. Oppure posso fare delle cose diverse, in cui la distribuzione di stimoli è diversa. Ad esempio, in questo caso qui la distribuzione di stimoli è la distribuzione dei pixel di questa immagine, ok? Quindi vedete che la distribuzione delle categorie non è più la stessa, okay? Ma ho un po' più di categorie dalla parte del rosso, più di categorie dalla parte del blu, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a questo caso estremo, che sono i pixel di questo oggetto qui, e vedete che ci sono tantissime categorie linguistiche nella zona del blu. Allora, zona del blu perché io sto proiettando tutto in una dimensione, e quindi quello che è qui bianco, diciamo, anche se poi andare alla zona del blu. Qui, okay? Quindi vedete che se un altro più non riesce a controllare delle cose che sembrano fatti, noti e accertati. Okay? Un altro fatto molto importante è se ci sono dei bias genetici. Allora, vi ho parlato del potere risolutivo dell'occhio. Allora, il potere risolutivo dell'occhio non è costante su tutte le frequenze. Cioè, non percepiamo con la stessa precisione il rosso, il verde e il giallo. Okay? Il potere risolutivo dell'occhio è questo qua. Allora, questa è la scala di frequenze, la scala di dB è da 430 nanometri a circa 250 nanometri. Questo è misurato, diciamo, vedete che il potere risolutivo è tutt'altro che costante. Okay. Quindi ad esempio ci sono queste zone qui che sono le zone del verde, okay. Poi ci sono queste zone qui che sono le zone del rosso qui quest'altra parte, eccetera, eccetera. Okay. Allora uno si può chiedere che succede se gli individui, anziché mettergli un potere risolutivo come ce l'avrebbe un robot, cioè costante su tutte quante le frequenze, e ne metto uno umano. Okay. Allora, la prima cosa che succede è che ovviamente le categorie linguistiche cominciano a risentire di questo, nel senso che le categorie linguistiche saranno più grandi, okay, dove essenzialmente il potere risolutivo è più basso. Okay. Nel senso che non posso discriminare troppo, quindi faccio delle categorie linguistiche più grandi. Dove il potere risolutivo è migliore faccio delle categorie più piccoline.
Okay? Allora, questo sarà un elemento importante poi per confrontarsi con i dati sperimentali. Prima di andare avanti, però, ritorno su questo problema dell'invecchiamento, cioè della dinamica asintotica, che vi faccio vedere che in questo modellino la dinamica asintotica non è uno stato stazionario e tantomeno non è uno stato assorbente. Ok? Lo faccio vedere direttamente con questa immagine. Okay? Allora, questo è il tempo e questo è il numero di categorie linguistiche, quindi se volete il numero di nomi per colori che ho trovato. Okay? Allora, vedete che c'è sempre una crescita. Poi esiste questo lunghissimo plateau. Okay? Questo plateau è tanto più lungo quanto più è grande la dimensione della popolazione. Okay? Poi ci sono questi effetti di taglia finita, nel senso che la popolazione è finita ed eventualmente qui succede che il numero di categorie linguistiche scende. Ancora più importante è questo qui sotto. Questo qui è praticamente il tempo che passa una popolazione con un numero tot di categorie linguistiche. Ok? Cioè, che ne so, ho 20 categorie linguistiche, ci passo questo tempo prima di passare a 19, poi 18, 15, 16. Vedete, quando arriviamo intorno a numeri che stanno tra 10 e 15, il tempo che passo in ogni categoria comincia a divergere. Ok? Il che mi dice che ci metto sempre di più, da un tempo che è esponenzialmente grande, per passare, che ne so, da 15 categorie a 11 categorie. Il che, diciamo, torna col fatto che il numero di categorie linguistiche qui scende molto lentamente. Allora potete fare misure un po' più dettagliate su questo e scoprire che questa zona qui, che corrisponde a questa, è una zona in cui il sistema invecchia. Allora, in fisica statistica l'invecchiamento è una cosa molto precisa, che però torna con il concetto di invecchiamento che ognuno di noi ha. Diciamo, il concetto di invecchiamento che abbiamo è che la nostra capacità di reagire, cioè i tempi di risposta in qualche modo, dipendono da quanto siamo anziani. Se siamo giovani i tempi di risposta sono velocissimi, se siamo anziani i tempi di risposta, ahimè, sono più lunghi. Okay? E questa è la definizione dei sistemi retrosi. Uno può misurare la funzione di risposta e vedere che questa dipende, diciamo, dall'età del sistema. Quindi età del sistema che vuol dire? Vuol dire che perturbo il sistema quando si trova qui, poi lo perturbo quando sta qui, poi lo perturbo quando sta qui e mi chiedo come risponde il sistema. Okay? Ed è questo che succede. Allora vedete che in realtà queste curve qui, okay, sono delle curve con cui decade, adesso non vado nel dettaglio, insomma, con cui decade una funzione di correlazione. Okay? E le varie curve corrispondono diciamo, a coppie, a due diverse dimensioni del sistema, ma soprattutto a due diversi tempi in cui ho cominciato a perturbare il sistema e mi sono chiesto la risposta. E se il sistema è più vecchio, la perturbazione, diciamo, la correlazione scende più lentamente, che vuol dire che il sistema si accorge più tardi che c'è stata una perturbazione e produce. Okay. Quindi in realtà si trova in questo modello tutta una serie di paralleli con la dinamica dei sistemi retrosi e quindi questo comincia ad andare nella direzione di dire che forse quello che noi vediamo e che consideriamo come linguaggio stabile e stazionario in realtà è qualcosa che cambia, ma cambia talmente lentamente da farci rendere un sistema di comunicazione usabile ma contemporaneamente evolvibile. Okay, quindi non vado troppo nei dettagli di questo, perché la cosa che mi premeva invece è di dirvi come si fa a fare un confronto con i dati sperimentali. Allora, i dati sperimentali per i colori è quasi l'unico caso in cui uno riesce a trovarne. Esiste questo survey che è durato, diciamo, quasi 30 anni, una raccolta dati, e è stato costruito così, sono state prese 110 lingue pre-industrializzate, essenzialmente Austronesia e Sud America, okay. E per ognuna di queste lingue si prendevano circa in media, diciamo, 24 parlanti. Ad ognuno dei parlanti gli veniva fatto fare lo stesso test. Il test era, gli venivano presentate queste 330 tavolette colorate in un ordine casuale ma sempre lo stesso, cioè il processo era standardizzato. All'individuo, diciamo, in Austronesia o in Sud America, l'ordine con cui presento le tavolette colorate è sempre lo stesso. E il gioco era questo, bisognava chiedere all'individuo come si chiama questa tavoletta e raccogliere tutti questi nomi. Okay? Secondo, ovviamente quindi, ad esempio, se lo facessimo per un inglese, avremmo certe divisioni, nel senso che un inglese direbbe che questo è rosso, questo è giallo, questo è verde, questo è azzurro, questo è blu, eccetera, eccetera. Okay? Poi la seconda cosa che veniva chiesta agli individui era di individuare qual era il miglior prototipo di un certo nome primario per i colori. Ad esempio, si chiedeva qual è il miglior rosso, l'individuo diceva no, questo, qual è il miglior giallo,
questo, eccetera. Ovviamente con fluttuazioni, perché 24 individui, ognuno diceva una cosa leggermente diversa. Okay? Allora, quando devo dire il prototipo, presentavo tutti insieme? No, no, una alla volta. Ah, scusa, per il prototipo sì. Il prototipo a questo punto facevano vedere tutta quanta la tabella e dicevano qual è il migliore settore. Allora, questo per farvi vedere perché con i colori le cose sono un po' complicate, perché i colori sono rappresentati da tre numeri, okay, che sono la frequenza, che sarebbe in qualche modo l'angolo, la luminosità che sta su quest'asse, e poi un'altra cosa che è più soggettiva, in realtà, che è legata alla saturazione. Okay? Quindi in realtà tutte queste tesserine, che in realtà sono chiamate tesserine di Mansell, sono poi distribuite su questo spazio in maniera un po' strana, tutt'altro che omogeneo. Okay? Allora, come sono stati utilizzati? Ecco, questo è un esempio di divisione. Ad esempio, per un inglese, diciamo, ci sono 11 termini che vengono considerati primari, e a parte white, grey e black, che sono questi. E questa è la divisione media di tutti i parlanti inglesi interpellati in questo spazio. Okay? E ovviamente per ognuno di queste lingue io ho il miglior prototipo, cioè avrò una crocetta per il blu, una crocetta per il verde, eccetera, eccetera. Allora, la domanda che si sono posti i linguisti, in particolare Paul Kay, è sulla base di questi dati possiamo dire che esiste universalità nel modo in cui gli esseri umani categorizzano i colori? Ho detto in un altro modo, la posizione, diciamo, del migliore esempio di verde per un inglese è vicina alla posizione del migliore esempio di verde per un individuo dell'Austronesia, considerando che non sono mai entrati in contatto se non su tempi. Okay. Quindi quello che hanno fatto essenzialmente era di vedere se esisteva una clusterizzazione di tutti i prototipi corrispondenti allo stesso colore. Okay. Hanno definito, adesso non vado nei dettagli, hanno definito una misura di dispersione. Dispersione vuol dire quanto sono dispersi questi migliori prototipi. Okay. E hanno misurato un numero, guardate, diciamo, sono linguisti, e quindi, diciamo, i numeri qui sono brutti da vedere. Però questi sono i numeri. Okay. Questo è il caso umano, cioè quello che loro misuravano, diciamo, con tutti i dati. Dopodiché dovevano chiedersi, come succede sempre, ma questo numero è grande o è piccolo? No, perché questo numero in assoluto non vuol dire niente. Allora, grande e piccolo rispetto a che? Allora, si sono posti il problema di avere un punto di riferimento. Il punto di riferimento era, diciamo, supponiamo che la clusterizzazione avvenga a caso, okay? Che io punti questi punti a caso, che tipo di dispersione avrei? Okay? Ma per farlo a caso non l'hanno fatto completamente gettando a caso, ma hanno fatto delle trasformazioni nello spazio dei colori che di fatto però disordinavano distribuzione dei centroni, insomma l'hanno fatto per meno, e quello che hanno scoperto è che l'istogramma delle possibili dispersioni nel caso random è questo qua, quindi diciamo il picco di questa roba è più grande del caso umano, okay? Quindi il claim qui è dire i centroidi dei colori in varie lingue, diciamo, non sono mai entrati in contatto l'una con l'altra, diciamo, sono più clusterizzati di quanto ci si aspetterebbe in un caso aleatorio. Okay? E quindi, conseguenza automatica, universalità della categorizzazione dei colori. Da dove viene fuori? Non lo sappiamo. Ovviamente c'è un'interpretazione facile, che è quella di Chomsky, di dire che abbiamo un organo di acquisizione del linguaggio, che è tutto innato, eccetera, eccetera. Okay? Quindi noi che, diciamo, amo queste dati a disposizione, ci siamo chiesti, allora, ma si possono riprodurre questi dati senza dover fare nessuna ipotesi sull'innatezza, ok? E allora abbiamo fatto questo esperimento, ci siamo ricordati che noi in realtà abbiamo una caratteristica in comune tra tutti gli individui e gli umani, è il fatto che il potere risolutivo dell'occhio, salvo fluttuazioni rare, diciamo, delle persone che hanno una visione distorta, però grosso modo è questo, ok? Quindi abbiamo strutturato un esperimento che è fatto così: abbiamo da un lato gli individui umani, che quindi hanno questo potere risolutivo, e dall'altro abbiamo dei robottini che invece hanno un potere risolutivo costante, che è la media del potere risolutivo umano. Okay? Quindi ogni individuo fa parte di una popolazione, questo sarebbe l'equivalente del gruppo linguistico, che okay? Parlano fra di loro e sviluppano un sistema di categorie, nel caso umano e nel caso robotico. E ognuna di queste popolazioni poi sta nel mondo, e quindi, diciamo, queste qui sarebbero, se volete, le 110 popolazioni poi su cui facciamo. Quindi il problema adesso è che noi possiamo simulare tante popolazioni quante vogliamo, che ognuna delle quali non è mai entrata in contatto l'una con l'altra, ognuna delle quali ha sviluppato un sistema di categorizzazione, e ci chiediamo se esiste una clusterizzazione
diciamo, di queste centroidi. Okay. Allora vedete, abbiamo messo dei numeri umani adesso, e allora sull'1 abbiamo allineato i nostri risultati e i loro. Okay. Sempre questa misura di dispersione. E qui vedete che sono sovrapposti i loro risultati, che sono questa curva continua, e questo istogramma qui, che sono le nostre simulazioni. Okay. La cosa straordinaria è che anche dal punto di vista numerico si riesce a riprodurre lo stesso dato, okay, al di là di tutti i possibili sì prima che uno possa immaginare. Quindi diciamo, la conseguenza di questo è che non è che abbiamo risolto il problema, abbiamo detto semplicemente però che forse basta immaginare che esiste un elemento che non è linguistico, che è il potere risolutivo dell'occhio, per generare una clusterizzazione dei colori che non è casuale, senza invocare cose di ordine superiore. Forse ci saranno comunque, però diciamo, questo potrebbe già bastare. Okay. Ovviamente, visto che poi noi, anche i nostri umani sono simulati, possiamo simularne tanti, e quindi noi in realtà non abbiamo un istogramma sia per gli umani che per i computer, quindi vedete che i picchi di questi due istogrammi sono ben separati, insomma, da non far sorgere dubbi. Okay. Vabbè, non vado nel dettaglio, uno si può chiedere se questa cosa dipende dalla taglia della popolazione, da quanti stimoli do, se cambio l'universo, nel senso della distribuzione degli stimoli, insomma, le cose ritornano a qualunque cosa fate, quindi diciamo non vi taglio su questa cosa qui. E quindi faccio un piccolo riassuntino perché diciamo, sulla parte di modellizzazione mi fermo qui. Adesso quello che volevo farvi vedere, se ho un fratello, non so quanto. 20 minuti. Okay. E quello che volevo far vedere è invece tutta l'altra parte, cioè come si fa a provare ad andare nella direzione di una linguistica sperimentale. E qui diciamo, stiamo facendo modellini e li confrontiamo con i dati, ma e sono sempre pochi perché diciamo, i dati del World Conference Survey sono più unici che rari, okay. Però il problema è che uno vorrebbe anche dati su altri tipi di cose. Okay. Allora, il riassunto di questo è che in qualche modo questo tipo di modellizzazione comincia ad avere un minimo di potere predittivo, almeno nei limiti dei dati che siamo riusciti a trovare, e diciamo, vengono fuori delle cose interessanti. In particolare una cosa che io considero molto interessante è questa idea, diciamo, della dinamica molto molto lenta, perché questa cosa mette d'accordo, diciamo, le impressioni comuni, diciamo, con tutto quello che poi diciamo, si osserva. In particolare con i modelli sistemi di comunicazione è chiaro che c'è stata un'accelerazione dell'evoluzione. Ok, allora prima di passare ai dati vi faccio vedere i problemi aperti, vi listo semplicemente i problemi aperti su cui stiamo lavorando. Allora, uno che vi avevo già accennato era la parte di combinatorietà, quindi come si passa a combinare i simboli in maniera efficiente, soprattutto come emerge quella che si chiama composizionalità, quindi l'idea di combinare simboli per avere significati nuovi rispetto ai significati dei simboli precedenti. Ok? C'è un problema molto generale che è legato alla complessità di una lingua, che è quanto una lingua è complessa. Okay? E ovviamente le possibili definizioni sono tantissime, perché in genere uno pensa che una lingua è completa perché è difficile impararla, okay? Se ci sono tante eccezioni rispetto al numero di regole, però in realtà una definizione precisa da questo punto di vista non c'è. È chiaro quasi a tutti che l'esperanto dovrebbe essere una delle più semplici, perché è costruita a tavolino e zero eccezioni, però poi sulle altre cose non sappiamo dire. Allora, diciamo, visto che invece che in particolare diciamo, in teoria dell'informazione la parola complessità ha cioè un significato molto molto preciso, noi ci stiamo muovendo per dare una definizione quantitativa, e la cosa da cui siamo partiti sono i sistemi numerici, okay? Che hanno anche loro una grammatica seppur molto più semplice e che possono essere rappresentati come grafi. A quel punto uno cerca di misurare la complessità proprio nel senso di complessità algoritmo di colmocorpo. E una cosa molto interessante che sta venendo fuori recentemente è questo fenomeno della creolizzazione, che la creolizzazione è legata alla nascita di nuovi linguaggi dall'interazione di due linguaggi, okay? Due o più, okay? Quindi in realtà rispetto all'idea standard dell'evoluzione, se vogliamo, asessuata delle lingue, cioè il latino che dà origine al francese eccetera eccetera, e quindi diciamo viene poi rappresentato come un albero filogenetico senza cicli. Okay.
qui sarebbe la riproduzione sessuata, perché ci sono almeno due genitori con tutte le complicazioni che da qui derivano. E poi soprattutto perché la clonizzazione è un fenomeno molto più recente, perché stiamo parlando di 2 o 3 secoli fa, probabilmente i dati si riescono a trovare in questa direzione. Okay? Mi fermo qui perché invece quello che noi stiamo provando ad esplorare, quindi negli ultimi 5-10 minuti vi parlo un po' di questa cosa, e c'è l'idea di provare a utilizzare il web, quindi tutte quante le procedure di interazione dell'individuo sul web per provare a fare esperimenti. Okay? Allora noi abbiamo cominciato, vi faccio una piccolissima introduzione, diciamo una cosa che è venuta fuori molto chiaramente dal web negli ultimi anni è questa idea della bottom-up architecture, cioè l'idea che in qualche modo l'architettura dei sistemi sul web, in particolare delle comunità sociali sul web, non è costruita a tavolino da nessun ingegnere, okay, ma emerge un po' dal contributo di tutti quanti. Vabbè, questa era una metafora, cioè gli ingegneri qui avevano disegnato tutti quanti i bei vialetti nel giardino, però poi gli uomini hanno poi pensato che questo era il vialetto giusto da seguire, pian piano camminandoci. Okay. E in realtà quello che è successo pochissimo tempo fa, cioè stiamo parlando di 5 o 6 anni fa, che sembra ormai un secolo sulle scale del web, è successo in realtà che cioè, gli utenti, oltre ad essere diciamo, fornitori di contenuti, no? All'inizio del 2000, anche prima, insomma, abbiamo cominciato tutti ad avere la nostra pagina web e mettiamo contenuti, però l'idea è che da un certo punto in poi siamo diventati un po'... veniamo chiamati architetti dell'informazione, nel senso che non soltanto mettiamo informazione sulla rete, ma mettiamo informazione anche in una maniera strutturata, cioè che permette poi di strutturare l'informazione per poi ritrovarla successivamente. Okay? Quindi la cosa di cui sto parlando, ad esempio, vabbè, queste sono un po' tutte quante le novità e sono anche poche, sto parlando di sistemi tipo Delicious, tipo Flickr, tipo Site-You-Like, tipo Gamesonomy, tipo Formatia, insomma ce ne sono tantissimi. Sono siti di annotazione. Annotazione vuol dire che si fa la segnalazione di una risorsa, che può essere un libro, una pagina web, una foto, eccetera, eccetera. Poi però si associa a questa segnalazione un metadato. In generale il metadato è una serie di paroline che vengono chiamate tag, okay, che definiscono dal nostro punto di vista molto egoistico l'oggetto che noi stiamo segnalando. Okay. L'unica differenza è che è vero che la cosa viene fatta in maniera egoistica, ma è fatta da un essere umano che tipicamente sfrutta le sue capacità cognitive per farlo. Okay. Se chiede a una macchina di farlo, ancora non è capace. Okay. Quindi questo ad esempio era un esempio, scusate il gioco, questo sito Delicious era nato per organizzare i bookmark sui nostri browser, e l'idea è che anziché avere questa lista infinita di bookmark, okay, io faccio la segnalazione su Delicious, quindi segnalo questo sito web, no? Okay. E che si chiama risorsa, dopodiché ci sarà l'utente, che sono io, poi ci sarà una serie di tag, quindi Ruby, Rails, Tools, Programmi, Software, okay, che sono l'insieme di tag. Allora l'insieme di questi tre oggetti, risorsa, utente e tag, è quello che si chiama post. E quindi adesso dovete immaginare l'operazione, diciamo, continuata e ripetuta, milioni di utenti, gli utenti di Delicious sono qualche milione, okay, che in continuazione fanno questo. Okay. Quello che succede è che vengono fuori delle strutture dati molto sofisticate, questa è soltanto una delle possibili rappresentazioni, in cui i vari tag sono rappresentati con un font di dimensione proporzionale, diciamo, rozzamente a quanto è frequente il tag, cioè quante volte è stato usato. Tecnicamente in realtà è proporzionale al logaritmo della frequenza, che vuol dire che cambiare il font di pochissimo vuol dire cambiare di tantissimo la frequenza. Quindi vedete che ci sono dei tag che sono molto molto frequenti e dei tag un po' meno frequenti. Queste tipicamente sono delle mappe cliccabili, perché voi cliccate su JavaScript e vi porta a tutte le possibili risorse che sono mai state etichettate con JavaScript, eccetera, eccetera. E poi potete navigare. Quindi diciamo, è un modo per ritrovare i propri bookmark, diciamo, su qualunque computer e poi voi li inserite. Okay. I tipi di tag sono molto diversi e questo io ve lo faccio vedere perché ci sono sia nomi, i nomi propri, ma cominciano ad emergere anche categorie, opinioni, cose che definiscono il possesso, autoreferenza. I tag non devono essere parole del dizionario, possono essere completamente inventate. Okay.
Allora, quindi l'idea di base, la struttura di base è questa: esiste una serie di risorse a cui noi abbiamo accesso, okay? E gli utenti etichettano queste risorse, nel senso che attaccano una determinata risorsa a un certo numero di target, okay? E ovviamente sono esposti anche ai target che altri individui hanno associato a quelle risorse, okay? Quello che nasce è un legame fra risorse e target, che è quella che potremmo chiamare una categorizzazione, per cui diciamo in maniera più o meno stazionaria un certo numero di risorse è associato a un certo numero di target. Okay, ovviamente qui la complessità viene da varie cose, perché innanzitutto c'è la complessità a livello cognitivo del singolo individuo, okay? E poi c'è la complessità del fatto che ci sono tantissimi individui in interazione, diciamo abbiamo varie scale su cui il problema dal punto di vista matematico è particolarmente complicato, e questo è un dettaglio per chi può essere interessato, perché la struttura dati che viene fuori non sono grafi proprio semplici, ma sono grafi tripartiti almeno, perché ci sono tre tipi di nodi, ci sono i target, gli utenti e le risorse. E quindi diciamo il singolo atto di interazione dell'utente col sistema sta creando quantomeno una serie di triple, okay, che si chiamano tre edge, insomma, questi sono in genere i geografi. E la matematica per questo tipo di oggetti non è completamente sviluppata, anche no. Si comincia a fare un po' di misure, però in realtà non è che si sa tutto. Mentre invece c'è stato uno sviluppo favoloso, diciamo, negli ultimi 10 anni, per lo studio delle reti monopartite, quelle in cui i sistemi sono monopartite. Quindi diciamo, questi dati in genere sono disponibili e a chiunque diciamo, volesse farci analisi sopra, e però appunto la struttura dati è tutt'altro. La cosa interessante da chiedersi qui è dove viene fuori la semantica, perché visto che queste sono operazioni fatte da umani, probabilmente gli umani stanno lasciando una traccia dell'attività cognitiva che non permette di associare un'etichetta ad un dato oggetto, cioè ci deve essere un legame, altrimenti non lo farebbero a caso. Okay. Allora, e quindi è per quello che questi sistemi sono interessanti, perché in qualche modo possono essere di interesse per varie discipline, soprattutto per studiarli forse servirebbe l'apporto di varie discipline. Diciamo, noi facciamo la nostra parte con tutta una serie di, diciamo, di strumenti, però diciamo, anche tutta la parte di computer science evidentemente è molto importante per studiare all'inizio e studiare i nostri oggetti, e poi c'è tutta quanta la parte di cognitiva, per cui magari un po' dal punto di vista della linguistica. Okay. Allora, cosa si può fare? E poi vi faccio vedere. Allora, ad esempio, dal punto di vista dei sistemi complessi, uno vuole studiare questi oggetti, poi può fare varie cose. Innanzitutto può studiare proprietà statiche. Okay, proprietà statiche che sono semplici, potrebbero essere semplicemente le distribuzioni di probabilità, che vi faccio vedere un po' tra qualche istante, oppure delle cose un po' più sofisticate, tipo le reti di concorrenza. Sono delle reti in cui, ad esempio, due target sono collegati se sono stati associati alla stessa risorsa. Okay? E queste reti di concorrenza sono interessanti perché in genere è per qui che viene fuori il significato, perché due tag se sono collegati ci deve essere un motivo. Okay? Oppure uno può andare a guardare delle cose più dinamiche, quindi ad esempio come cresce il sistema, perché ovviamente il sistema continua a crescere, cresce il numero di utenti, di risorse, di tag, quindi uno si può chiedere effetti di correlazione, effetti di memoria, eccetera, eccetera. Ok, intanto per farvi vedere un esempio. Questo è come cresce il numero di tag diversi in funzione del tempo, okay, dentro Delicious. Guardate che questi sono praticamente 8 ordini di grandezza di tempo, e c'è una legge di potenza, okay, che quasi non ha fluttuazione, nonostante il fatto che anche le regole per inserire tag all'interno di Delicious siano cambiate in corso d'opera. Per esempio nel 2005, che sta più o meno qua, okay, hanno inserito i suggerimenti. Cioè quando dovevo etichettare una risorsa, il sistema già mi suggeriva alcuni tag, quindi questo poteva far pensare ad esempio che ci sarebbe stata una flessione nella crescita del numero di tag. Non c'è questa cosa. Il fatto che la potenza sia più piccola di 1, questa è una legge di potenza con un esponente più piccolo di 1, vuol dire che la probabilità di inventare un nuovo tag non è costante, ma sta decrescendo nel tempo. Quindi è più o meno la stessa cosa che si trova nei testi. Certo, che se voi fate la scansione, quella che si chiama legge di Gibbs, cioè fate la scansione di un testo, okay, poi vi chiedete in funzione del numero di parole che ho letto quante sono le parole diverse, scoprite che la crescita è sublineare, che okay, è un esponente che dipende dall'autore, dipende dal tipo di scritto, però è più o meno così.
E questa è una cosa che ancora a distanza di tantissimi anni non è stata risolta. Cioè, che cos'è che fa sì che io non invento una parola nuova? No? Cos'è che fa sì che ne invento una nuova? Cioè, sto iniziando un nuovo capitolo, okay? Oppure sto etichettando una risorsa che nessuno ha mai etichettato. Okay? Quindi diciamo, i modelli di tutto questo non sono completamente parati. Dal punto di vista delle distribuzioni, ad esempio, questa sarebbe la frequenza in funzione del rank, nel senso che prendete tutti i tag, prendete il più frequente, okay, e disegnate la sua frequenza qui sopra, poi prendete il secondo più frequente, poi il terzo, il quarto, il quinto. Okay? Perché uno lo disegna così? Perché questa è la tipica, è il tipico plot della cosiddetta, scusate, della cosiddetta legge di Zipf. Di nuovo, per le lingue, se voi prendete tutte quante le parole che vengono utilizzate in una lingua e le ordinate per frequenza d'uso, fate questo plot, ottenete più o meno una retta con un esponente che è 1, che è un po' più piccolo di questo 5 quarti. Okay. E vabbè, ci sono tutta una serie di dettagli dietro questo che però fa sì che nasca l'urgenza di modellizzare come queste distribuzioni vengono. Insomma, quindi questo in realtà già di per sé questo sistema qui è molto interessante perché ci sono tanti aspetti che non sono ancora noti e capiti, che quindi potrebbero essere investigati. In realtà il passo successivo, di cui ci siamo resi conto, è che non soltanto questi sistemi sono interessanti di per sé, lo voglio studiare il web e come si comportano le comunità sociali, ma forse posso sfruttare le comunità sociali per disegnare l'esperimento. Okay? Allora, è una cosa, quindi questo veramente negli ultimi due minuti, che adesso si chiama, diciamo, in vario modo, però diciamo, si chiama normalmente human computing, non social computing. Cioè l'idea è quella di, diciamo, una popolazione di individui che cerca di risolvere collettivamente, senza volerlo fare, ovviamente, perché non c'è un'azione coordinata, problemi difficili, e la cosa importante è utilizzando solo una piccola parte delle proprie capacità cognitive. Cioè etichettare una risorsa deve essere facile, devo perdere pochi secondi, perché se mi devo mettere lì a pensare che il modo con cui etichetto è irreversibile, okay, non lo faccio, perché ovviamente la categorizzazione è impossibile, non c'è una soluzione. Okay. E quindi il tagging è uno degli esempi in questa direzione, poi ci sono i giochi collaborativi, ci sono tutti quanti sistemi di raccomandazione, cioè ogni volta che voi comprate un libro su Amazon, Amazon vi dice forse dovreste comprare anche questo. Okay. Lì è interessante perché voi non state collaborando a questo oggetto, però il fatto che voi compriate, okay, fa sì che in qualche modo andate a finire in un database in cui da una parte ci sono i prodotti, dall'altra ci sono gli utenti, cioè questa matrice sparsa che Amazon, come molti altri, si chiede come riempire i buchi, cioè cosa proporre al professor Parisi per il prossimo Natale, eccetera eccetera. Okay. Allora, probabilmente uno degli esempi migliori è questo dell'etichettamento delle immagini da parte di Google. Adesso se cercate immagini su Google l'accuratezza è veramente altissima e la cosa è cambiata da quando Google ha comprato un giochino che è stato creato al Carnegie Mellon, si chiama ESP Game, ce l'ho qui, comunque è un giochino in cui voi venite collegati in rete ad un altro individuo e l'unica cosa che avete in comune, scusate, è una foto, fanno vedere la foto e voi vincete un punto se voi e il vostro partner dite lo stesso parolina, la stessa etichetta per quella foto. Okay? Dopodiché se dite la stessa parolina potete o passare, insomma, o vincere, prendete un punto e passate all'immagine successiva. Allora, innanzitutto è addictive, nel senso che se trovate il partner giusto, lo amate, lo vorreste sposare perché pensa esattamente le stesse cose che avete pensato voi, altrimenti vi arrabbiate perché... È vero. Chiudo. Va bene, allora diciamo in un minuto, l'idea è di sfruttare delle piattaforme in rete per provare a fare esperimenti e ce ne sono tante, ce n'è una creata da Amazon che si chiama, non è esplicitamente per gli esperimenti ma si può avvolgere per gli esperimenti, si chiama Mechanical Turk, è un mercato del lavoro virtuale in cui si può essere o datore di lavoro o lavoratore. Come datore di lavoro io sottopongo, diciamo, un task da risolvere, come lavoratore lo risolvo, okay? Vengo pagato per risolvere. Quindi ovviamente ad esempio un esperimento in cui devo chiedere quante lingue conoscete lo posso fare su Mechanical Turk, perché metto come task quante lingue conoscete, a che livello, dove sei localizzato, qual è la tua lingua madre, eccetera eccetera. Tipicamente si paga dai 2 ai 3 ai 4 centesimi per ogni task,
posso assicurare, esperimenti li abbiamo fatti proprio recentemente, diciamo, il primo esperimento che abbiamo fatto ci ha costato $2.50, 200 persone che hanno risposto, la domanda era molto molto semplice. All'inizio abbiamo fatto, ecco, per esempio uno dei primi giochini che abbiamo fatto è stato questo, in teoria dei giochi si fa questo giochino in cui si chiede agli individui di dare un numero da 0 a 100, indipendentemente, okay? E poi vince chi si avvicina ai 2/3 della media. Allora, se tutti dicessero numeri da 0 a 100 a caso, la media sarebbe 50 e i 2/3 sarebbero 33. Cioè, quindi, però se tutti fanno questo ragionamento, tutti dicono 33, la media è 33, quindi 2/3 di 33 è 22. Allora, se tutti pensano così e la media è 22, tutti cominciano a dire 17 o 18. Allora, il gioco vero, se tutti ragionassero a loop infinito, sarebbe dire 0. Okay? In realtà non è così, perché questa invece è la distribuzione di numeri che viene fuori. Praticamente quasi tutti si fermano al secondo o al terzo loop come gioco, che è interessante. La cosa interessante è che questi sono i dati raccolti dagli economisti negli esperimenti controllati, questi sono i dati presi con meccanica pratica. Cioè, a parte il fatto che la varianza è un po' più grossa, uno riesce a riprodurre, diciamo, esperimenti fatti. Diciamo, giusto per dire qual è la fattibilità. Basta, mi fermo, poi se volete vi lascio a disposizione le slide e basta. Andare in giro. Avete domande? No, no, comunque possiamo rimanere a più delle 7:30 si anticipava il lavoro. Ah, si anticipava. Questo tipo di dati voi non li considerate, questo, nel senso, mi chiedo se c'è un motivo. Secondo, non ho ben capito, perché forse l'hai detto, però non ho ben capito quanto la scala della popolazione è interessante, cioè certe cose accadono solo in scale, diciamo, grandi, o se mi pare che il vostro dato è che questa cosa non è importante. No, nei modelli non vediamo mai un effetto di questo tipo. Allora, quello che succede negli esperimenti in laboratorio è che tipicamente la popolazione non ha una rete sociale, nel senso che loro prendono una popolazione ad esempio di 20 persone, fanno 10 coppie e poi fanno giocare ripetutamente quelle 10 coppie. Quindi in realtà il fatto di avere 20 persone è semplicemente per la statistica. Cioè, però il gioco è di due persone che giocano in continuazione. Ovviamente il motivo di questo è perché per avere convergenza su questi giochi, su due persone 2 ore vanno bene, e 2 ore è per me il massimo che uno riesce a tenere una persona in laboratorio. Se uno dovesse far giocare 20 persone tutti connessi con tutti, probabilmente ci vorrebbero 3 giorni, ma a quel punto, diciamo, gli utenti sono persi, insomma. Okay? Quindi questo è il primo problema, e quindi no, noi vogliamo andare esattamente in quella direzione lì. Infatti questo giochino, non so se, non me lo sono perso. E questo giochino che è apparso a un certo punto con Gambler è il giochino delle categorie con i colori, però fatto con gli umani. Scusate, è il giochino fatto con dei colori, però fatto con gli umani, okay? E si può giocare in rete. Okay? Giocando in rete uno può avere accesso quando vuole, può giocare il tempo che vuole, okay? E non ci sono tutti questi problemi di tenere le persone in laboratorio. Il contraltare di questo è la motivazione, cioè la cosa di cui non ho avuto tempo di parlare è che perché la gente partecipa a tutte queste dinamiche, diciamo, sociali sul web? Perché ha una motivazione che tipicamente è molto egoista, cioè mi serve per categorizzare meglio i miei bookmark, oppure mi sento riconosciuto perché ho tanti amici, eccetera, eccetera. Quindi deve avere una motivazione forte. Allora, praticamente nel gioco, ad esempio, delle immagini la motivazione forte era veramente ludica, perché se ne andiamo tutti, c'è del ranking esposto dei migliori giocatori,
e ci sono statistiche di gioco impressionanti, cioè con picchi di 10 ore al giorno per l'individuo, che effettivamente è stupefacente. Gli economisti pensano che bisogna pagare le persone per fare esperimenti, e anche le riviste di economia, cioè non pubblicano dati se uno non ha pagato l'individuo. Allora, noi stiamo cercando di evitare quello, però no, l'idea è di andare in quella direzione lì. Il problema è come disegnare efficacemente gli esperimenti perché siano allettanti e soprattutto si possa arrivare a un risultato in termini relativamente rapidi. Vi faccio vedere giusto la schermata di questo gioco. Quindi però il punto importante è che la rete sociale sia complessa. Sì, non è tanto importante quello può cambiare per, diciamo, almeno nei modelli cambia un po' le scale di tempo. Ora, dal punto di vista degli umani è proprio quello che uno si vuole chiedere, quanto la rete sociale cambia, perché il fatto di giocare più o meno sempre con le stesse persone mi permette di utilizzare certe strategie piuttosto che altre. Quindi questo è un giochino, ad esempio, in cui, questo è come lo vedrei io come giocatore, ok? C'ho due oggetti e decido di parlare di uno dei due. L'altro giocatore ha la stessa ruota, okay, però è ruotata di un angolo casuale, per cui non posso utilizzare sinistra, destra, alto, basso, okay? E anche il numero di oggetti che è presentato dall'altro può essere diverso dal mio, per cui non posso dire il primo e il secondo, okay? E l'unico modo che ha per comunicare è utilizzare questi simboletti geroglifici, okay? E questa è l'unica cosa che vede l'altro individuo, okay? Quindi io di nuovo posso essere o il parlante o l'ascoltatore, e poi quello che posso fare è che ho una mia pad qui su cui posso annotare, che sarebbe l'equivalente di quello che ho memorizzo, okay? E posso annotare il risultato dei giochi precedenti, per cui se mi arriva ad esempio un oggetto che sta, oppure mi arriva una parola che è vicina a questa parola qui, posso immaginare che l'oggetto sia da questa parte, okay? Quindi è un modo per cominciare ad inferire cose. Però è ancora in fase di test, soprattutto i tempi per convergere su questa cosa qui, anche per due individui, diciamo, cominciano ad essere abbastanza alti, cioè, abbiamo giocato per un'oretta e ancora non è che ci capiamo tanto. Però effettivamente il gioco è abbastanza complicato. I numerelli servono un po' per incentivare le persone, perché se punto su questo oggetto qui guadagnerò di più, okay? Se punto su questo, diciamo, l'idea è incentivare. Questo l'avete fatto voi? Sì, questo l'avete fatto voi. Diciamo, è online, però è ancora veramente in fase di test, insomma. È un po' un esempio, diciamo, per andare in questa direzione. Questo è un altro, diciamo, invece questo funziona e un po' di esperimenti li abbiamo già fatti, anche se è su un'altra linea. Cioè, l'idea è di come ricostruire una filogenia artificiale, perché anche nell'ambito della ricostruzione filogenetica i dati non ci sono quasi mai, quindi uno ricostruisce alberi della vita, delle lingue, ma non sa mai quando sono accurati. Allora, questo è un giochino in cui ad ogni giocatore viene proposto un testo da copiare, okay? Con tutte le difficoltà legate al fatto che tanto più il testo è vecchio, tanto più il testo è degradato. Okay? Quindi il fatto che il testo sia degradato fa creare delle varianti, okay? E le varianti poi verranno date da copiare ad altri individui, un po' come un gioco, diciamo, che passa parole, in cui qualcosa si perde sempre. L'unica differenza è che qui noi sappiamo vita, morte e miracolo di tutta quanta la storia evolutiva del testo, che a quel punto può essere utilizzato come un benchmark per algoritmi. Okay? Quindi questo è un esempio di. Questo però è online e si può giocare. C'è due cose. Una, il linguaggio umano si dice che è arbitrario. Questa qua la chiamo penna, la posso chiamare pen o qualunque blocco, eccetera. Allora, la mia domanda è: quel tipo di cose che tu tirate fuori con questo tipo di modelli di analisi, in che modo, in quanto dipendono dal fatto che almeno il punto di partenza è un sistema in cui il rapporto fra il suono e il significato, come il nome è arbitrario. Per esempio, cosa si può estendere a sistemi di comunicazione animale in cui si dice che invece non sono arbitrari? E poi adesso è uscito un libro sui cani che hanno un'enorme quantità di segnali diversi in tutte le parti del corpo, e credo che non si possa dire che sono arbitrari. Quindi la prima domanda è: quanto quello che dici è ristretto a un sistema di comunicazione a cui si può attribuire l'arbitrarietà versus uno a cui non si può attribuire. L'altra cosa è la faccenda del cervello, cioè quanto questa
queste regolarità che vengono estratte e vengono diciamo compattate ci dicono sul cervello. È il cervello che le... qual è la causa? Perché è un po' quella cosa che abbiamo discusso anche l'altra volta, tra scienza come estrazione di regolarità e compattamento di queste regolarità in equazioni e altre formule, e scienza come individuazione, il titolo di un libro di Andrea Frova che tu conosci, che dice perché accade quel che accade, cioè scienza come trovare le cause delle cose. Allora, sono due modi di fare scienza, mi sembra che hanno una qualche differenza fra di loro. Ma comunque, a parte questa cosa epistemo eccetera eccetera, e nello specifico questi risultati quanto dipendono, mi sembra che dietro c'è sempre un cervello. Adesso non voglio distinguere cervello umano, cervello animale, un cervello, un sistema di neuroni, bla bla bla. Quanto dipendono dal fatto, da caratteristiche di questo particolare sistema, oppure più generale, perché lo stesso cervello è un esempio di una classe di sistemi più ampio di cui lui è soltanto un esempio. Quali ordini? Allora, per la cosa dell'arbitrarietà, allora, tutte le cose che abbiamo fatto finora sono arbitrarie, cioè nel senso che la parola che sopravviverà alla fine non ha nessun legame, diciamo, se vuoi semantico, con l'oggetto. Perché, diciamo, semplicemente non abbiamo inserito niente che potesse andare in quella direzione. Il primo caso in cui questo comincia ad emergere è il caso in cui ci occupiamo della composizionalità. Allora, lì la semantica emerge perché quello che noi immaginiamo è che la struttura degli oggetti che gli individui devono dominare non è scorrelata. Cioè, gli oggetti hanno delle relazioni fra loro, potrebbero avere la stessa forma, lo stesso colore, potrebbero odorare nello stesso modo, oppure potrebbero essere uno grande, uno piccolo, eccetera, eccetera. Quindi nella nostra testa noi categorizziamo gli oggetti in qualche modo. Okay? È una cosa prelinguistica, ovviamente, nel fatto di riconoscere la forma, il colore, eccetera, eccetera. Allora poi il modo di nominare questi oggetti dopo sarà vincolato alle proprietà di similarità fra gli oggetti. C'è un primo modo per cominciare a mettere, se vuoi, la semantica. Okay? Cioè l'idea che poi verrà fuori, l'idea che nomi simili, diciamo, nomi per oggetti simili potrebbero essere simili, potrebbero avere la stessa radice, lo stesso prefisso, lo stesso suffisso, eccetera, eccetera. Quindi è difficile inserire il significato, perché che cos'è il significato astratto da qualunque altra cosa? Però diciamo, questo era il primo tentativo per andare in quella direzione. Per quanto riguarda il cervello, il punto di partenza qui, ad esempio, se guardi i dati del TAG, no? Okay, guardi queste distribuzioni, una prima cosa che ti viene da fare è provare a costruire un modello. Okay. Su come si comportano gli individui quando devono etichettare una determinata risorsa. Okay. Allora tu scopri che esiste una fascia di modelli abbastanza ristretta che ti permette di riprodurre quei dati. Quindi questo ti permette in qualche modo di restringere il tipo di modello cognitivo che devi immaginare per il tuo individuo. Ad esempio, per riprodurre i dati dei TAG è abbastanza facile se tu immagini che l'individuo, okay, semplicemente copi i tag più frequenti che ha visto fino a quel momento, okay? Con un effetto di memoria che tipicamente tende a scegliere i tag più recenti che ha visto. Okay? Perché questa non è la fine della storia. È ovvio che l'ipotesi di base che c'è sotto è che c'è, se vuoi, un'uniformità di capacità cognitive che non stiamo differenziando molto. Però d'altra parte non stiamo neanche prendendo troppe ipotesi su quali debbano essere le capacità cognitive. Ma non so se questo risponde, però diciamo, la parte di modellizzazione della parte cognitiva del cervello è complicata. Perché la domanda è semplicemente quanto questa roba ci dice sul cervello. Se tu riesci a trovare un buon modello che ti riproduce dati sperimentali, riesci a fare alcune ipotesi su come deve essere fatto il cervello, ad esempio sulle capacità cognitive che deve avere, su come si comporta, però secondo me non moltissimo ancora, pian piano sì, ma noi stiamo ancora toccando una superficie che è veramente molto più. Ci sarebbe veramente tanto da dire, secondo me, molti spunti interessanti, però vorrei cercare di analizzarne solo qualcuno, se poi ci riesco, perché non so,
La prima cosa che mi viene in mente è il parallelo fra le interazioni fra popolazioni in natura e quindi la genetica, cioè la diffusione di informazioni genetiche da parte delle popolazioni, che mi sembra un leitmotiv molto chiaro nel modo di propagazione dell'informazione e quindi dell'uso della lingua. Poi un'altra cosa che si collega, penso, a quello che diceva il professore prima, è l'importanza del suono. Cioè, a me piace la musica, sento molta musica, e, vabbè, saltando questo, ma il suono ha delle frequenze, ha comunque un'entità in se stessa di comunicazione. Se tu senti un pezzo, comunque ti esprime e ti dà delle emozioni che sono qualcosa di in qualche modo categorizzabile. Quindi io una cosa che non trovo, quindi è anche una sorta di domanda, è un collegamento diretto tra lo strumento percettivo, cioè l'udito, con la creazione del linguaggio, che secondo me è essenziale, e poi invece lo ritrovo come evidente quando mi parli delle reti cioè a due strade, cioè con due interlocutori, e poi quando per la legge di Heisenberg entra l'osservatore diventa un tre canali di comunicazione. Se tu lo pensi dal punto di vista linguaggio, persona, udito, trovi la stessa formula dal punto di vista di comunicazione di rete, e secondo me dovrebbe essere comunque su questo, lo dico così tranquillamente, dovreste interrogarvi di più. Cioè, quindi questo è una sorta di suggerimento nel mio piccolo che vorrei dare, cioè interrogarvi di più sulla dinamica di propagazione di informazione genetica fra popolazioni dello stesso tipo di animale, però in diverse locazioni, perché c'è una propagazione a degli studi effettivamente fatti che potrebbero ritornarvi utili, e il suono come agente all'interno della costruzione del linguaggio. Poi dopo ci stavano altre cose, però non mi vengono più in mente. Scusami, no, c'erano tante, ma non me le sono segnate. Diciamo, sul suono ci stiamo un po' pensando, perché quando ci occupiamo di questi problemi di combinatorietà, appunto, di cui non ho parlato, lì viene fuori abbastanza naturalmente che il numero di simboli, diciamo, da utilizzare è finito. Infinito intendo più piccolo del numero di oggetti. Scusa, no, mi sono ricordato un'altra che secondo me è essenziale, la voglio aggiungere prima di me, perché è essenziale. Poi il concetto di biodiversità, di limitatezza del campo, anche diventa una questione secondo me essenziale nello studio. Cioè, la biodiversità linguistica è paragonabile alla biodiversità degli animali, quindi le differenze fanno un arricchimento in generale. Quindi tu dici, più sono le lingue, più c'è questa chiamata creolizzazione, più si creano comunque linguaggi diversi. E io pensando, mentre raccontai questo, pensavo alla biodiversità, cioè alla perdita di biodiversità come comunque danneggiamento della possibilità di evoluzione, perché poi alla fine tutto l'ho collegato a un processo evolutivo. Tu parli di lenta evoluzione, la natura insomma si evolve in tantissimi periodi lunghissimo, per cui quando poi questo campo viene in qualche modo complessato, poi a quel punto c'è un diciamo, si ferma il processo evolutivo. Ecco, anche questa è una domanda che mi piacerebbe trovare una risposta, cioè si ferma, ci sono delle caratteristiche che permettono una continuazione a prescindere? Tu hai detto che piano piano si ferma, ma si fermerà, oppure l'imperfezione, cioè l'errore, continuerà a determinare una possibilità evolutiva? Certo. Non so se mi sono spiegato. Sì. Diciamo, un po' di tentativi in questa direzione ci sono, perché ovviamente uno se deve un po' decidere se si vuole occupare più della genesi, del linguaggio o della successiva evoluzione. Ad esempio, ci sono un po' di modellini proposti in meccanica statistica per la competizione tra lingue, e quindi in quel caso uno tiene conto della struttura delle popolazioni che vengono in contatto, ci sono fattori di prestigio delle varie lingue, uno si chiede quali sono i fattori che determinano, diciamo, l'estinzione di lingue. Però appunto anche lì i dati sono molto pochi, i dati che si
attenzione sono ad esempio la distribuzione dei parlanti di tutte quante le lingue ancora vive, che è una distribuzione a campana un po' larga, quindi i modelli si sono un po' concentrati nel cercare di riprodurre questa distribuzione immaginando certi pattern di interazione tra le varie lingue, però a livello molto molto schematico e semplice. No, io mi rendo conto che tutte le cose che dici sono molto interessanti e che noi siamo molto indietro rispetto alla possibilità di porci domande sofisticate. Però diciamo, il pericolo che c'è è di diciamo, rendere i modelli talmente complessi ma senza una vera motivazione, nel senso che finché uno, diciamo, se uno rimane in contatto con i dati sperimentali, qualcosa che può confrontare, un conto. Altrimenti posso fare tutte le ragazze del mio modello, raccontarmi una volta solo, eccetera, eccetera. Insomma. Quindi, non lo so, secondo me quello che noi cominciamo a vedere è che possiamo dare un contributo ammesso che uno si ponga le mani giuste. E però è una cosa a cui secondo me va prestata molta attenzione, è l'idea di fare esperimenti mirati per acquisire dati, cosa che ormai penso che sia possibile perché tutti questi strumenti non è tutto. È una cosa che sta nascendo ma molto molto lentamente. Forse potreste implementare un esperimento sul suono. Scusate. Questo della spaziale. Io diciamo, le domande un po' confuse perché forse sto per fare una domanda che io risponderò in maniera confusa. A un certo punto mi sono perso diciamo, dei grafici della fisica statistica. Quindi, se ho ben capito sono strumenti di fisica statistica, sì, quelli che hai utilizzato, essenzialmente sì. Io sostanzialmente no. Però diciamo che parto da degli studi che ho fatto proprio su Quarkinetics quando sono stato in tesi, e mi chiedevo che tipo di algoritmi ci avete utilizzato per il controllo di questi agenti, diciamo, delle popolazioni che avete utilizzato. Io mi ricordo ai tempi... Ti riferisci a Quarkinetics? Sì, Quarkinetics io non c'entro niente, diciamo, non ho mai fatto nulla. I nostri algoritmi sono molto... Ti vedevo che hai fatto delle applicazioni post-Nielsen. Sì, però erano molto dopo, l'esperimento Torchinez si è parlato di metà degli anni 80, diciamo, poi più o meno negli anni 90 era già finito. Se c'è più o meno linea di massima che si appunto si viene utilizzato, se si rifanno diciamo, comunque negli studi sul cervello oppure no, è molto. Guarda, sono abbastanza sofisticati gli algoritmi dal punto di vista, se vuoi, dell'intelligenza artificiale. Perché il problema è che tu hai un'immagine della telecamera, devi segmentare l'immagine e sulla base della segmentazione devi riconoscere gli oggetti. Una volta che li riconosci cominci poi ad associare cose a. E anche quando devi ad esempio capire, cioè avere una comunicazione non verbale tra i due robot, è tutt'altro che banale, perché ovviamente i robot non possono puntare. Quello che possono fare è capire in che direzione sta guardando la telecamera dell'altro. Quello sarebbe l'equivalente del puntare. Per cui diciamo che gli algoritmi sono abbastanza sofisticati dal punto di vista dell'intelligenza artificiale. Direi che sono abbastanza semplici dal punto di vista invece della comunicazione linguistica, perché lì tra l'altro anche il numero di categorie possibili che si potevano inventare era finito. Potevano un po' scegliere, però diciamo non c'era una capacità di invenzione infinita. Invece erano molto più sofisticati proprio dal punto di vista tecnologico, cioè di conoscere le immagini, segmentarle, eccetera. Sì, 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 c'era un po' tutto. Ma tu volevo sapere se hai mai considerato anche diciamo, il rapporto che c'è tra la categorizzazione e l'emergenza del linguaggio, cioè se hai fatto degli studi che mettono in relazione queste due cose, perché ho visto che tu sei partito da esperimenti sul linguaggio, cioè il gioco Torchinensis, sì. E categorizzazione ambiente. Però cioè, sarebbe interessante capire come sono in relazione l'emergenza del linguaggio con la categorizzazione. Sì, l'idea era che noi ci stiamo occupando dei problemi di complessità crescente, quindi diciamo, il primo esempio che avevo fatto era questo del combinare oggetti. Le categorie sembrava il diciamo, l'esempio immediatamente successivo. Poi come accennato adesso ci stiamo occupando diciamo, di come emerge la composizionalità. Quindi diciamo, è ovvio che probabilmente il linguaggio non è nato con strutture in quest'ordine, però diciamo,
posso riprodurre un ordine in cui sono nate le varie cose.